L'anno scorso abbiamo varato questo marchio di Contemporary Arts Torino Piemonte, che è servito come, innanzitutto è servito come segnale di, appunto, dei collegamenti che ci sono fra le diverse iniziative e in modo particolare fra quelle concentrate nel mese di novembre. È andato molto bene l'operazione Contemporary, non aggiungeva niente in più a ciò che comunque si sarebbe fatto, ma ha segnalato questo taglio sistemico al quale teniamo molto, e quindi è ovvio che nel prossimo mese di novembre il Contemporary, oltre ad avere tantissima le mostre che ci saranno nelle gallerie, speriamo luci d'artista, eccetera eccetera, si arricchirà anche della seconda edizione della triennale, e che naturalmente non sarà indifferente, ecco, perché il programma del 2008 di Contemporary sarà molto molto più forte, più ricco, più attrattivo anche nei confronti di chi nel mondo si interessa di arte contemporanea dell'edizione precedente, che pure è andata benissimo. E noi speriamo anche, colgo l'occasione qui per ricordarlo, speriamo anche di riuscire a inaugurare nel mese di novembre il Parco d'Arte Vivente, e quindi anche quest'anno, insomma, si prospetta per nel mese di novembre un palinsesto, diciamo, che fa molto effetto, che fa molta impressione innanzitutto certamente anche ai cittadini, ma in modo particolare agli osservatori esterni. Quindi io ho finito sull'inquadramento, e adesso